Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vorrei fare un video su un kit per la laminazione delle ciglia. Questo kit io l'ho acquistato grazie ad una ragazza che fa dei video su YouTube. Purtroppo adesso non mi ricordo il nome del canale, ma ve lo metterò nella descrizione di questo video. È una ragazza che ho scoperto da pochissimo e mi piacciono tantissimo i suoi video. Pensate che solo il primo giorno che ho scoperto il suo canale ho visto quasi tutti i suoi video praticamente presenti su YouTube. Quindi assolutamente vi consiglio di seguirla, perché è una ragazza molto in gamba, fa dei video davvero molto utili. Questo kit lo consigliava lei, infatti ha fatto questo video dove faceva la dimostrazione per vedere un po' come funziona e qual è il risultato. Così, visto anche il costo contenuto, perché il kit costa sui 20 euro ed è venduto su Amazon, grazie, ho deciso di prenderlo anche io e farvi vedere appunto qual è il risultato. Ovviamente però era d'obbligo citare appunto il canale di questa ragazza, anzi la ringrazio per avermi fatto scoprire questo kit. Prima di farvelo vedere voglio farvi una premessa, perché sono sicura che nei commenti a questo video ci saranno un sacco di polemiche riguardo il farsi la laminazione delle ciglia da sola. Sapete che i prodotti che vengono usati per la laminazione sono tra virgolette pericolosi, nel senso che ovviamente se per sbaglio vengono a contatto con l'occhio ovviamente li bruciano. Questo non significa che resterete cieche, basta semplicemente stare attente e avere comunque la disponibilità di un bagno vicino, perché se dovesse succedere la prima cosa da fare è risciacquare abbondantemente. Dopodiché non succede nulla, nessuno resta cieco e non ci sono altri tipi di danno. Il kit mi è arrivato dentro questa confezione col pluriball, devo dire è sigillato un po' male, però devo dire che è arrivato assolutamente intatto ed è di questa marca qui, che si chiama Iconsing, penso che si pronunci così. In realtà quando l'ho acquistato non ho visto dove era stato fabbricato, comunque è made in Cina. In ogni caso, ripeto, io mi sono affidata perché ho visto questa ragazza appunto di questo video che lo usava, ha avuto un bell'effetto, anche se ci sono state varie sono successe appunto varie cose, perché gli si è staccato il bigodino, quindi non è stato diciamo un lavoro fatto perfetto, però comunque ha avuto un ottimo risultato ed erano davvero delle belle ciglia. Quindi in ogni caso, anche se è made in Cina, io l'ho voluto provare. Il kit si presenta in questo modo. All'interno c'ha il libretto delle istruzioni e poi questo kit con i pad per il contorno occhi, i pettinini con gli applicatori, i vari step, e poi qua abbiamo i bigodini e questo qui che non so esattamente, sono i pad per pulire le ciglia, credo. Comunque adesso le andiamo a provare insieme e così capiremo bene che cosa servono. In più, rispetto a quello che ha fatto la ragazza, io in più proverò a farmi anche il colore alle ciglia utilizzando questo prodotto qua. Vediamo se me lo mette a fuoco, eccolo qui, che è un colore fatto apposta per ciglia e sopracciglia, che io utilizzo appunto sulle, mettimi di nuovo a fuoco, sulle mie ciglia, sulle mie sopracciglia da un bel po'. E questo è il numero 3 ed è castano scuro, anche se comunque sulle mie ciglia diventa quasi nero, e mi trovo molto bene. Siccome è pensato anche per le ciglia, lo farò contemporaneamente. Adesso vi faccio vedere, sono totalmente struccato, ovviamente ho appena lavato la faccia con il sapone, di modo da togliere qualunque genere di residuo di trucco, ma comunque non mi trucco da più di una settimana, quindi non generano. Togliete qualunque genere di residuo di trucco dalle vostre ciglia e dal vostro viso, e vi faccio vedere adesso da vicino le mie ciglia come sono, così potrete vedere poi il risultato dopo. Allora, queste sono le mie ciglia, come vedete non si vedono praticamente. Io comunque ce ne ho abbastanza, semplicemente le mie sono molto sottili e non sono per niente incurvate, perché in realtà comunque il ciglio c'è. Non sono lunghissime ovviamente, però ci sono, quindi spero che con la laminazione riescano a vedersi un attimino di più.
E ovviamente io lo farò su quest'occhio, poi l'altro lo vado a fare da sola. Quello che vi serve, che il kit non ha, per ogni evenienza è Scottex e cotton fioc, nel caso appunto in cui un po' di prodotto tenda a colare. E vado ad utilizzare qui, secondo le istruzioni, il prodotto numero 4, che è il cleanser, questo qui, per andare a pulire bene le mie ciglia. Questo è un prodotto un po' di presa per il culo, perché in realtà ho letto gli ingredienti e si tratta semplicemente di acqua con del semplice acqua purificata con del semplice conservante. Quindi in realtà, appunto, come vi dicevo, è semplicemente acqua, però comunque ce l'abbiamo in dotazione e lo andiamo ad utilizzare. Poi dobbiamo prendere i pad. E andarli ad applicare sotto l'occhio. La ragazza del video questi pad non li applicava neanche, e secondo me è la cosa migliore perché non servono a nulla. Comunque ce li abbiamo in dotazione e li andiamo ad utilizzare. Sono molto freschi. Speriamo attenuino anche un po' l'occhiaia nel frattempo. Si appiccicano molto bene. Ok, io sono andata a scegliere quella più piccolina e anche quella più bombata, quindi dovrebbe creare una curvatura maggiore. Ci sono anche quelle meno bombate per creare meno curvatura. La prima cosa che devo andare a fare è ovviamente stendere la colla sulla pelle buona, per evitare che, come la ragazza del video da cui ho visto questo procedimento, gli si stacchi, vado ad utilizzare una colla per ciglia finte. E vado a appiccicare il bigodino. Resto con l'occhio chiuso per un po', finché non si è appiccicato per bene. Ok, adesso che lo sento ben fissato, vado con la colla ad appiccicare le ciglia sul bigodino, stando ovviamente attenta a metterle perpendicolari al bigodino, quindi non di traverso, altrimenti prenderanno quella forma. Devo appiccicarle in questo modo, facendole salire. Utilizzando questo pettinino che danno in dotazione. Pettinatele molto bene, finché non si appiccicano totalmente. Ok, ora io sono soddisfatta del risultato, aspetto 10 minuti che la colla prenda totalmente. Ok, adesso che sono sicura che la colla si è totalmente asciugata, vado ad applicare la nozione numero 1 con il pad che danno in dotazione. E poi la devo coprire con della plastica da cucina. L'applicazione deve essere lasciata su per 10 minuti. In questi 10 minuti io mi andrò a sdraiare per ridurre al minimo il rischio che questa lozione finisca dentro l'occhio. Finita l'applicazione, vado a sdraiarmi per 10 minuti. Vado a togliere la plastica. E andiamo con un cotton fioc a rimuovere l'eccesso di prodotto. Ovviamente pettinate sempre verso l'alto. Mi aiuto anche con un quadratino di carta igienica, perché c'è scritto di rimuoverla bene prima di applicare la lozione numero 2. Quindi vado a prendere la lozione numero 2 e la vado a applicare come ho fatto prima con la numero 1. Questa è molto più densa. La numero 1 invece era più liquidina. Con un altro pezzo copro e poi mi vado a sdraiare. Così riduco al minimo il rischio che possa entrare nell'occhio. Dopo
Dopo altri 10 minuti ho tolto la pellicola e togliamo l'eccesso di prodotto nuovamente. Ok, adesso ultimo step, la soluzione numero 3 che va lasciata invece non 10 minuti ma 5. Questa invece ha la consistenza proprio di un olio. A differenza delle altre soluzioni, questa non va coperta. Ok, le ciglia non si sono staccate come è successo alla ragazza del video perché ho utilizzato appunto una colla per ciglia finta che un attimino più prende più, di più. Invece quella che danno loro in dotazione si vede che è una colla un po' scarsina e non aveva appiccicato bene le ciglia. Le mie invece non si sono assolutamente staccate rispetto alla posizione in cui le avevo messe. Ora aspetto gli ultimi 5 minuti così vediamo il risultato finale, sono troppo curiosa. Ok, adesso che sono passati anche gli altri 5 minuti, togliamo i residui di tutto con la soluzione numero 4, il cleanser, utilizzando un cotton fioc imbevuto, e nel frattempo mi muovo da destra verso sinistra per incominciare a staccare le ciglia dalla colla. Effettivamente si stanno staccando molto bene. Ok, appena mi accorgo che tutte le ciglia sono staccate, vado a staccare anche il bigodino in questo modo e pulisco per bene anche la palpebra. Elimino bene tutti i residui di colla e le vado a pettinare. Ok, ci ho messo un po' per togliere tutti i residui di colla perché ovviamente ho utilizzato quella per le ciglia finte che giustamente si stacca con molta più difficoltà, però penso che il risultato si veda insomma chiarissimamente. Guardando in alto vi faccio vedere che insomma, il risultato si vede. Adesso tra qualche ora andrò anche a lavare bene le ciglia per togliere appunto tutti i residui di colla, per ora non lo faccio perché aspetto un attimino che i prodotti appunto prendino. Alla fine ho deciso di non fare il colore perché, come vedete, già solo per il fatto che le ciglia sono più incurvate sembrano anche più scure, come se l'avessi fatto, quindi ho deciso di non martoriarle ultimamente, magari poi lo andrò a fare nei giorni successivi, anche se secondo me non ce n'è assolutamente bisogno. Il risultato si vede come, io penso che con una passata di mascara diventano bestiali. E per adesso ovviamente non lo faccio perché per le prime 24 ore è meglio non truccare gli occhi, magari vi posterò poi delle foto. E, insomma, io penso che la differenza si veda parecchio, è stato un ottimo risultato, non mi è finito nulla dentro gli occhi, non mi ha bruciato, non è stato difficile da fare da soli. E spero che questo video vi sia stato utile e noi ci vediamo al prossimo.